aperto il sottopasso tra la stazione Garibaldi della linea 1 della metropolitana e la stazione ferroviaria. Il corridoio di collegamento consentirà ai pedoni di evitare l'attraversamento stradale di Corso Lucci. La stazione cambierà volto anche grazie alla prossima apertura dei numerosi locali commerciali, la cui assegnazione sarà opera di grandi stazioni. La consegna dell'asse attrezzato e del sottopassaggio ha consentito inoltre di liberare la quasi totalità della piazza. Il corridoio è largo 20 metri per uno sviluppo in lunghezza di 225 metri, su cui si affacciano le attività commerciali. L'accesso dal piano di Piazza Garibaldi all'area commerciale avviene tramite ascensori, scale mobili e scale fisse. Secondo il cronoprogramma, per il mese di dicembre dovrebbe essere completa ed essere aperta anche l'area parcheggio, mentre la conclusione dei lavori di sistemazione della piazza si prevede nel 2016. Ho avuto l'impressione che la nostra città assume sempre di più un livello di credibilità crescente. Tanto è vero che siamo riusciti ad ottenere in un momento difficile un finanziamento che è assolutamente decisivo, non solo, e lo dico all'ingegnere Silva, a tutti i responsabili, alle imprese, in modo che si aprano immediatamente i cantieri che consentono il prolungamento della metropolitana dal centro direzionale sino a Capodichino. Ma vorrei anche ricordare un obiettivo che non era affatto scontato, che siamo riusciti a raggiungere in queste settimane, che è il finanziamento completo per la fine della linea 6, non solo da municipio Riviera di Chiaia, Mergellina, Mostra d'Oltremare, ma sino a Bagnoli.